11 maggio 2014, gemellaggio della misericordia di Mussolini con la misericordia di Valverde. Padre Ignazio, le conchiglie cosa stanno a significare? La bellezza del mare, perché la conchiglia contiene la perla preziosa nascosta. E allora, la presenza dei volontari di Mussomeli sta a significare una testimonianza concreta di volontariato e di crescita, per avvalorare i 30 anni di misericordia a Valverde, che sicuramente, caro Nino, questi 30 anni non sono stati anni spesi in vano. Avete costruito giorno dopo giorno, in mezzo alle difficoltà, alle ansie, anche in mezzo alle sofferenze, perché potevate fare di più e non avete potuto farlo, mentre ecco, la comunità attendeva forse altre risposte. Ma ci avete creduto. E allora la testimonianza che Mussomeli vuole dare, perché per Mussomeli incomincia un nuovo ciclo, un'altra primavera. Questi giovani porteranno avanti, ecco, la misericordia di Mussomeli, come anche Valverde deve continuare il suo cammino con un augurio, che non abbia mai un tramonto, ma soltanto un'alba che ci porta verso quel giardino del volontariato che proprio nel mese di maggio esplode nella vivacità dei suoi colori. Oh, ma vedete che avete qui? Scusate, il governatore vorrebbe una foto. E allora finalmente Valverde e Mussomeli insieme. Consolidiamo ancora di più la nostra amicizia e la nostra fraternità. Quel gemellaggio fatto alcuni anni or sono. Luglio del 2013, se non erro. Mussomeli e Valverde, un binomio delle misericordie. Non solo delle misericordie, ma da moltissimi anni Mussomeli, diciamo, è gemellato con Don Valverde, perché molti sacerdoti mussomelesi sono venuti a studiare a Valverde e hanno retto il santuario, il convento della Madonna di Valverde. Quindi siamo legati affettivamente con noi mussomelesi. E allora, Rossana, ai piedi del castello di Mussomeli, oggi 3 luglio 2016, cosa ti senti di dire prima ancora di salire e visitare all'interno? Allora, in realtà è la seconda volta che vengo, perché la prima volta fu quando abbiamo iniziato il nostro rapporto di gemellaggio ed è sempre un'emozione. Ho qualche ricordo che spero di rinfrescare, soprattutto spero di vedere il fantasma stavolta. Stavolta ci conto di vederlo, è un'emozione, di una maestosità bellissima proprio. Torni a penso a te.
pizzo lucente, le colline e i monti intorno, quando a sera si scolora, ti saluto.